Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Il mistero dei bambini, di Rebiribo 00, capitolo 29. Mi svegliai con un forte mal di testa, così andai in cucina e presi un occhi per farmi passare il dolore. Subito dopo venirono in cucina Sara e Esther. Marta stava preparando la colazione. Finimmo di fare colazione e decisi di andare con Sara e Esther a fare un bagno nella nostra piscina. Stavo trascurando troppo Sara. Gli sta capitando di tutto. E doveva averla vicina per paura di perderla. Amore, fai un tuffo. Sì, papi, guardami. La guardai fare il tuffo a bomba. Che tenera, era felice. Entrammo pure io e Esther. Aveva un costume che, Dio, le stava benissimo. Uscì dalla piscina per prendere la custodia che va sotto l'acqua. Così misi il cellulare dentro la custodia e accesi la fotocamera per fare un video. Feci un tuffo mentre stavo facendo il video e facemmo facce strane e divertenti, io, Sara e Esther. Si era fatto tardi, così uscimmo dalla piscina e andammo in casa. Erano più o meno le 20:30. Stranamente, Marta non c'era. Così decidemmo di ordinare tre pizze. Andai alla porta e aprii per prendere le pizze e pagarle. Le portai in cucina e iniziamo a mangiare. Finimmo di mangiare e Sara andò a lavarsi, poi andò Esther e infine io. Andai in ufficio con Est e iniziammo a guardare il video che avevo fatto in piscina con la custodia che va sott'acqua. Che bello, mia figlia felice. Non la vedevo così da quando ci siamo trasferiti. Ma ad un certo punto, nel video, ci fu una cosa in più.